Signore e signori, continua la nostra visita al Palazzo Imperiale. Eh, Raul Bollani, che dire, sei quasi un padrone di casa qui. Ci divertiamo eh. a valorizzare la nostra cultura. Eh, spesso si tende a guardare sempre avanti e mai indietro, ma è proprio guardando indietro e seguendo eh, le orme, le ricerche, lo studio dei nostri avi che forse... Potremmo avere un'indicazione forse migliore del futuro, in generale. Eh, perché no, non c'è futuro senza passato. Lo so. Esattamente. A proposito di passato, dopo sui Templari, sì. storie di Genova, Cattedrale di San Lorenzo, misteri che non si conoscevano, ci sarà molto da guardare questa sera. Assolutamente sì. E io sono curioso quanto voi, perché io non l'ho visto nella sua interezza, mi sono limitato a fare una piccolissima parte eh, che dava delle informazioni eh, su alcuni punti. Importanti della cattedrale e quindi sto fremendo anch'io per andarlo a vedere. Tu sei, se, sentivo che stavi adesso, noi stiamo in diretta, poi chiaramente se questa cosa in post produzione, ma eh, sentivo che stavi dando informazioni riguardo appunti storici, cattedrale, in quale punto della storia tu preferiresti collocarti? Ma se dovessi avere una macchina del tempo piacerebbe eh a tutti eh, sarebbe <ride> meraviglioso credo che la parte interessante per genova è sicuramente quella del rinascimento perché qui c'erano un sacco di soldi si stava benissimo però ovviamente la parte cruciale credo alla base della nostra cultura sia poi veramente il medioevo a cui i templari fanno riferimento fondamentalmente Assolutamente. e invece sentite parlando facendo un piccolo, un piccolo grande Salto nel tempo, la tua attività quotidiana invece di oggi, come, come potremmo dire. Maestro di cerimonia, si può dire? Ma in realtà il mio obiettivo è rendere fruibile questo palazzo meraviglioso a tutti per comunicare le potenze che, emozionali che questi palazzi danno. Ovviamente, con affreschi straordinari, questo è un quadro dato dal Comune di Genova, un Domenico Fiesella che rappresenta la famiglia nella villa di San d'arena Quindi tutti i dettagli che portano la nostra storia la nostra bella storia la nostra bella storia si respira storia qui al palazzo imperiale e si respira storia con i docufilmi templari raul grazie per andiamo quello che fai grazie a voi andiamo subito a vedere i docufilm andiamo <ride> buonasera dal palazzo imperiale genova piazza campetto serata speciale dedicata a un film un docufilm che si chiama i templari. I templari, quindi si viaggia nel tempo, si viaggia nel tempo perché siamo in un, anche in un luogo che evoca la storia. Il eh, docufilm ha un sacco di personaggi, ha un sacco di, di storie in, che poi insomma, chi avrà la fortuna di vedere il film vedrà, ma poi comunque ci sarà modo anche per chi non è presente di vedere il, il, il girato. Uno degli attori è l'amico Iori Simone. Cioè, ciao, Iori. Ciao, buonasera Luca. E mi presento, sono Iuri Simonic, sono nel consiglio direttivo della D-Animation e abbiamo girato questo docufilm giusto anche per, bisogna ribadirlo, eh, comunque valorizzare il territorio Ligure. Che è sempre stato, che è sempre stato il, il focus, l'obiettivo del, del leggendario e anche della D-Animation, quindi valorizzare il territorio Ligure. Dove, dove si è girato in particolare? Allora, abbiamo girato al lago del Brugnetto, un posto bellissimo in piena campagna in un posto molto folkloristico e io ho interpretato un pirata saraceno quindi un, il cattivo della situazione ecco come ti sei trovato nei no? panni del bene, cattivo bene 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 a me piace interpretare questi ruoli un po di, di punta no? un po cattivi un po, un po mio capito? Hai, hai scavato nel tuo intimo più profondo ma non ho dovuto neanche scavare più di tanto basta solo <ride> grazie iori <Yuri. ride> neanche tanto un altro degli attori protagonisti delle, di questo docufilm, I Templari, un il Templare, il eh. templare <ride> un uomo, un, un templare, templare, un Fiorino, Fabio Foglino. Ciao Fabio. Ciao ciao a tutti e benvenuti. Eh, Un'esperienza unica, una bella esperienza, ci siamo divertiti, un bel gruppo, e vedrete delle scene emozionanti, delle scene a volte che non vi aspetterete neanche. E... È stata proprio un'esperienza formativa e lo sarà per tutti. E come ti sei approcciato a questo ruolo? Poi tu comunque hai, ti cari spesso in ruoli che, come tutti, come tutti gli attori, esulano da quello che è il quotidiano. Come ti, se ti sei preparato, se sei stata una cosa istintiva? Ma guarda, io vado soprattutto con l'istinto. Ovvio che un minimo devi cercare di documentarti per, per sapere come re, realizzarti. Eh, però è stato sono molto istintivo io, anche in altri ruoli che ho fatto sempre con l'istinto e la passione. L'importante è metterci la passione. Quando non si è veri professionisti, dare il massimo con la passione fai tutto. Certo, quanto ti sei divertito? Tantissimo. No, poi siamo un bel gruppo, noi ci divertiamo quella è la cosa principale, perché si lavora, si fa tutto, quindi quando si ci riunisce per queste cose il bello è divertirsi, è la cosa più importante e soprattutto far divertire il pubblico che ci guarda. Divertirsi è la parola d'ordine, lo dicono anche gli inglesi, Play e i francesi, Jouet, quindi grazie Fabio e complimenti. E grazie a tutti e buona visione. I Templari, il docufilm di Dario Rigliaco che ho l'onore di che esiste anche in carne ed ossa, Palazzo Imperiale, quindi storia, come dicevo prima, si respira storia e si continua a respirare storia. Tu sei appassionato di storia, storia Ligure, in particolare in questo progetto ti sei concentrato sul nostro simbolo, che è la Cattedrale di San Lorenzo, che ha un sacco di storie che non si conoscono e tu hai contribuito a farle conoscere. Storie e leggende, perché abbiamo voluto... Iniziare questo percorso che io spero che sia solo il, il primo, la prima tappa di una lunga serie con il simbolo più importante che abbiamo a Genova che è il Duomo, la Cattedrale di San Lorenzo e, e visto che noi parliamo di leggende e di misteri e, e la cattedrale è ricca di simbologie legate ai cavalieri del Tempio e ai cavalieri templari, allora abbiamo creato i segreti di Genova, il Duomo e i templari. Grazie a Raul Bollani di eh, Palazzo Imperiale è possibile questa sera per gli addetti ai lavori in evento privato e per pochi privilegiati vivere un'esperienza a 360 gradi perché, perché nell'anteprima nell della proiezione di, di questo docufilm ci sarà poi anche la possibilità dopo di andare eh, realmente a fare il tour Cattedrale Segreta, che è un tour che esiste, è possibile prenotarlo, ma questa sera lo vivremo con, eh, con chi ha partecipato a questo progetto, quindi sarà ancora più magico. È una storia di, è una sorta di esperienza sensoriale, te lo chiedo sempre perché tu sei esperto perché è sottile, e tu lo sai, ma a volte non lo vuoi dire, ma il confine tra storia e leggenda qual è? È sottilissimo, è sottilissimo, addirittura sono arrivato a credere ai draghi e, ai, e alle piovre giganti che suonano nelle campane, no, la scherzi a parte, è, è un bel confine, è un bel confine, molto bello, e molto affascinante e bisogna tramandarlo, sempre, perché è chiabesco poi anche, no? Assolutamente Story, la fiaba e la storia, sì. Poi, del resto, la, le favole sono intrise di storia e la storia diventa fiabola, cioè qui potremmo iniziare sì, all'infinito. Abbiamo parlato più volte di come vabbè, ormai sappiamo che la tua passione per la storia, per la leggenda, che poi è, ripeto si interseca perfettamente con la storia, è ormai un tutt'uno e ormai nota. Eh, tu so che però oltre a questo che vedremo stasera, poi magari. In due parole ci puoi raccontare, che hai anche altre cose poi in, in cantiere, no? se che non si ferma mai. Sì, è stata un'estate. Eh... Colma di, di, di idee su, su Genova e sulla Genova medievale. Quest'anno, insomma, Genova è capitale del medioevo. Ho scritto un libro che, è appunto, sulle galee genovesi, eh, avventura e galee. Eh, Carlotta e Amir è il, è il titolo. È un, è un libro che è anche un po' una guida alla riflessione: con un romanzo, una storia d'amore impossibile tra un pirata saraceno e una principessa genovese, no? che non, non sarebbe potuto. Eh, sbocciare ai tempi una cosa del genere, però insomma c'è anche un po' una, una riflessione. E poi ad agosto è uscito Genova 1284, Intrighi di Passioni Pericolose, è un romanzo, è un romanzo dove una donna genovese che inizialmente è una serva, poi riesce attraverso delle, delle strategie a ammaliare i più importanti personaggi della Repubblica genovese e a scalare il potere. Questi libri sono disponibili su Amazon e, e sono diciamo le mie scritture, eh, le mie pubblicazioni che vanno parallele a quello che è il docufilm che presentiamo questa sera. Le sacre scritture potremmo dire. Sacre scritture. Di cosa potre... Invece parlando del docufilm in due parole, questa sera per chi c'è, perché chiaramente vedrete tutto dopo, quindi per chi non c'era vedrà, poi spiegheremo anche dove si vedrà. Che cosa si vede nel docufilm I Templari? Allora, storia, leggenda, mistero. E eh, tutta una serie di cose che sono legate. Quindi la cattedrale di Genova è ricca di queste simbologie, la triplice cinta, la scacchiera. Ci sono delle cose inedite che svederemo anche, eh, cose che non sono nemmeno accessibili al pubblico normalmente. E questo docufilm le racconta in modo inedito, ma non solo il racconto del sottoscritto che narra il tutto, ma le ricostruzioni storiche, grazie alla produzione indipendente dell'associazione culturale di Animation, che sono state fatte eh, sempre in Liguria, e quindi scene di battaglia, scene di templari, che, insomma cose, cose molto, molto accattivanti, e il tutto diretto da Ferdinando Lercari, che è un regista emergente, ma direi già molto molto bravo con la sua squadra la sua troupe eh, di ragazzi davvero interessanti professionalmente assolutamente, quindi pronti con Dario il leggendario senza cappello ma questa sera vestito da Gala da il cappello sera, ce l'ho di là, eh, comunque, di là oh, ovviamente quello non può mancare quindi pronti a entrare <ride> nella storia Cattedrale di San Lorenzo Templari e quant'altro bene, a tra poco grazie ladies and gentlemen Riccardo Musso Molto piacere davvero. Come, fa, come, come faccio a fingere di, di non conoscerti? Ormai è una collaborazione che va avanti da non so quanto, cioè lo posso considerare un padre putativo, esagero? No, no, esagera. Esagero. Gran, gran parte di quello che... Gran padre. So, gran padre, sei stato un bravo papà. Senti, sì, qui compari poco, però comunque la tua presenza si sente. Eh? È stato un ruolo un po' diverso dal solito, a me che mi affidano solitamente un ruolo tutto sommato positivo da, da bravo ragazzo, a questo giro sono stato interpellato per interpretare un pirata, un antagonista della Repubblica di Genova, alla fine è stato un ruolo molto molto divertente devo ammetterlo, che mi ha dato anche possibilità di variare un pochettino l'outfit e soprattutto di tirare fuori anche qualcosa di, un po di più dal punto di vista della cattiveria, che è qualcosa che tu sai. È veramente tanto liberatorio per l'attore è fantastico. È divertente, è, è divertente, divertente fare il cattivo. No. Caro Riccardo Musso, grazie, grazie mille. Io ringrazio voi. Da... Lui è il, il classico attore giovane, protagonista. Programmi per il futuro così velocemente senza cascare nel banale eh. non posso rivelare progetti perché al momento perché non, non ce ne sono io bravo, mi auguro, io mi auguro soltanto mi di poter andare avanti a fare quello che alla fine ci nutre l'anima okay. tutto questo, questo recitare questo giocare alla fine perché alla fine recitare è anche questo giocare con la consapevolezza di quello che stai effettivamente rappresentando che belle parole grazie ricchi una domanda al volo per uno ecco. spettatore al volo, un uomo al volo. No, un bell'uomo. <ride> un bell'uomo al volo. Senti, templare, storia di Genova, quante cose non si sanno della nostra città? Tante cose. Genova rimane una delle città più belle a livello europeo, secondo me. A me piace tantissimo, seguivo già un po' la, la parte templare, cose nuove, cose che, di cui non era conoscenza, a me è piaciuto molto, molto bello tutti bravi e complimenti. Gli stavo chiedendo, ma hai partecipato? Sì, ho partecipato passivamente, cioè, il, lo spettatore passivo è bellissimo. Eh, sì, ciao innanzitutto. Buonasera, come Buonasera, ti chiami? Buonasera, Filippo. Filippo da Genova? Da Genova, assolutamente, da Genova Carignano, quindi vicino e amante del centro storico e profondo amante e un po' conoscitore anche di Genova e delle sue tradizioni. Da profondo conoscitore hai scoperto qualcosa che non sapevi? Allora si scopre sempre qualche cosa che non si sa ma anche le cose che si sanno si approfondiscono perché anche se vengono ripetute più volte ogni volta si scopre comunque un lato nuovo e il discorso che è stato intrapreso, che è stato affrontato questa sera è stato di grandissimo interesse perché effettivamente il lato è esoterico ma è assolutamente da approfondire perché okay. ha dei significati non solamente storici, ma dei significati come è stato detto da Dario, quindi dal narratore alla fine del film, eh, che servono diciamo, per ricercare noi stessi, quindi per, per migliorarci come, come esseri umani e, e capire le cose diciamo, che non sono visibili a tutti, ma con gli strumenti che ci sono affidati poi danno dei significati particolari per il, il lavoro interiore che dobbiamo compiere. Ecco. Quindi è stato molto molto interessante. Direi che hai detto tutto tu, grazie mille. Ah, Federica la moglie del leggendario. Eccomi qua. Sì. Come, cosa, cosa si prova a essere la moglie, cioè la leggendaria? Guarda, un sacco di sfumature incredibili. <ride> me ne eh... dici una? Carina? Carina? Eh, l'ho con... conosciuto così e quindi <ride> l'ho preso così. <ride> e ce lo teniamo così. <ride> ce lo teniamo così. Okay. No, 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 è. Veramente sono contenta perché questa, questa sera è stata veramente una bella serata, e veramente grande, fa, sono orgogliosa. Bene, queste sono parole bellissime. Di lui, sì. A parte gli scherzi, possiamo... Qualcosa che non sapevi sulla storia di San Lorenzo, su Genova? Allora, l'avevo già vista l'anno scorso perché ho fatto la visita guidata, quindi tante cose ve le avevano già raccontate, però è sempre bello. Approfondire. No? Approfondire, no? sì. Okay, Ad bello. esempio la scacchiera non lo sapevo. Eh, quello bello. è un mistero. Dei colori, delle bello, Molto bello, eh, molto bello. bello, e molto bello. bello. E e... Bravo Dario. Beh, molto sempre da Dario il nostro Alberto a Dario Angela. Dario Angela è molto bravo, eh. sì. molto bello. Io ho l'ufficio lì dietro e direi che la prossima volta che vado andrò direttamente a cercare tutte quelle cose che ha spiegato. Fate un po' di pubblicità, ufficio di cosa? Ingegneria. 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 Così. Sì, sì, sì. Va bene, io vi lascio l'aperitivo. Un'altra presenza fondamentale e un'altra un forza lavoro fondamentale. Era una tassella devoto nobile, doppio cognome, quindi nobile. No, però è cognome sia di mamma che di papà, ecco. Facciamo finta di sì. Va bene. Genova, se si è nobili, fa sempre bella figura, okay. <ride> segretaria di edizione e ehm, aiuto a regia esatto. di questo um, docufilm, che è una, una questione a parte. No? C'è il film, c'è il telefilm. Una, il docufilm è proprio una storia a sé. Sì, esatto, il docufilm alla fine è un'unione degli entrambi aspetti che si possono trovare è sicuramente molto interessante per il pubblico perché oltre che portare storia, comunque aspetti anche un pochino più particolari, anche segreti, no? eh, molto specifico rispetto a questo docufilm, eh, è capace anche di unire tutta la parte comunque filmica, infatti nel, si può comunque notare eh, all'interno del docufilm anche delle scene proprio studiate, apposite, molto cinematografiche per tenere comunque il pubblico più attaccato allo schermo e anche interessato alla, alla tematica. Ok, e diciamo il, che poi è sempre un ruolo un po' misterioso, no? Mm -hmm. nel cinema ci sono tanti ruoli che sono da definire, il ruolo, il ruolo della... Vabbè, aiuto dell regia, spiegheremo. Segretaria di edizione, che cosa significa? Allora, segretaria di edizione significa, diciamo, smazzarsi tutte le parti un po' più noiose, forse. Come si dice in gergo tecnico smazzarsi, tra esatto. virgolette. Ehm, bisogna stare dietro comunque a... A tutto, alla fine della storia bisogna stare dietro. Eh, agli attori bisogna stare dietro ai take, bisogna stare dietro alle tempistiche che ci sono sul set, dare una mano al regista e al produttore, eh, comunque al rispetto sia dei tempi e anche della continuità del film. Di fatti, eh, soprattutto nelle produzioni indipendenti come questa, eh, la maggior parte delle volte la segretaria di edizione o il segretario di edizione è eh, comunque correlato appunto aiuto regia perché si occupa anche di aspetti al di fuori del suo ruolo come eh, la gestione comunque appunto degli attori, eh, soprattutto anche eh, quello che sono, quello che ci possono essere anche diciamo eh, non delle mancanze, però eh, degli aspetti che giustamente nelle piccole produzioni di dipendenza uno si deve arrangiare. No? e quindi tenere d'occhio tutti gli altri aspetti anche che non competono il ruolo proprio di segretario che poi nella pratica è quello di stare dietro ai take, segnare se c'è qualcosa che può essere utile o non utile e soprattutto stare dietro anche ehm, a quello ad esempio che dice Dario, eh, essere sicuri che segue tutta la sceneggiatura, a, davvero a tantissimi aspetti. Un po' il ruolo del calcio del centrocampista, cioè colui che dette sì. i tempi, dette il ritmo. Esatto, sì, 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 esatto. È stato molto interessante comunque collaborare all'interno di questo progetto. Perché... Ecco, scusa, cosa hai imparato di nuovo da questa esperienza? Allora sicuramente gestire tante persone perché è stato il primo set eh, che mi è capitato con così tanti appunto figuranti, è stata un'impresa soprattutto appunto la giornata del lago del Brugneto, quella dove si vede la battaglia poi dei templari e dell'accampamento del mercato perché eravamo quasi una cinquantina di persone e ehm, tra virgolette dovevo essere ovunque e nel frattempo essere di fianco al regista, di fianco al narratore, a radio. Eh, per dargli una mano. È stato molto bello perché nonostante comunque anche questa piccola produzione indipendente comunque eh, c'è stata molta sinergia, molta collaborazione, comunque c'è stato anche divertimento e eh, per di più è uscito fuori un, eh, un docufilm eh, di una qualità che io cioè, sono molto fiera di aver partecipato comunque a, a questo lavoro. Insomma, se avete bisogno di segreti e volete conoscere qualcosa o come si ottiene il dono dell'ubiquità, chiedete a Elena che ne sa. Eh sì, abbastanza, sicuramente è stato una bella, un bell allenamento ecco, okay. partecipare ai Segreti di Genova, al Duomo Templari. Grazie Elena, grazie mille. Un sacco di amici sono transitati questa sera eh, anche per motivi. Professionali perché avete partecipato. Andrea Spinetti, Gruppo Sestrese, il Gruppo Sestrese è visto che si parla di storia, siamo in un, in un luogo intriso di storia. Il docufilm era intriso di storia, il Gruppo Sestrese è storia di Genova e della Liguria. Sì, cultura. Noi come gruppo siamo nati nel 1992 in occasione del 500 anniversario della scoperta dell'America. Quindi abbiamo, diciamo, un po' di esperienza eh, acquisita. Eh, io sono entrato nel 96 e poi, diciamo che sono presidente, ho perso il conto degli anni che sono presidente, però lo faccio sempre mm, volentieri, responsabilità ce n'è, onori, oneri, come tutte le cose, però ho un bel gruppo, una bella famiglia e quando Dario ha bisogno, sa che noi uh, abbiamo costumi che possono in qualche modo uh, uh, um, contemplare, contemplare, contemplare. contemplare eh, diciamo dei, dei soggetti, delle storie, dei, dei film dei, e noi come comparse ben volentieri accettiamo sempre l'invito. Ho fatto anche l'Apostolo, eh, certo. abbiamo fatto sopra lì Sant'Alberto ricordo, eravamo noi tre o quattro dei miei, poi Norina che è la mia compagna, che è la mia segretaria, la costumista, che poi c'è l'altra costumista, l'Eleonora, che era anche una di quelle che eravamo lì al brugneto a giugno quando abbiamo fatto certo. quella cosa là, e, e niente, noi ci divertiamo e cerchiamo sempre di fare bella figura, insomma, ci teniamo a essere sempre figliologici in, in occasioni che veniamo diciamo, invitati a partecipare. Vero, confermo che c'è un'assoluta precisione nei costumi, nella ricerca, nel dettaglio, perché poi è il dettaglio che fa la differenza. Noi praticamente abbiamo tre sezioni, no? abbiamo la sezione eh, eh, cortei, quando facciamo i cortei, eh, col comune, col colombo, eh. poi abbiamo la sezione danze, infatti facciamo anche 1800. Abbiamo abiti 1800 da giorno, da sera, quindi facciamo danze popolari auliche del 500 e prima, ancora quando diciamo, le, la coreografa e altre del gruppo danze erano più giovani, facevano anche danze del 1400 che sono molto più difficili, certo. molto saltellate. Invece quelle del 500 hanno delle posture però più facili da interpretare e da eseguire in pubblico. Ok, Andrea, grazie. Eh, dove, dove si può seguire su? Sui social abbiamo, gruppo Sestonese. Se noi abbiamo il nostro profilo Facebook Gruppo Storico Sestrese. Gruppo Storico Sestrese, seguiteli Andrea Spinetti Sestriponente Genova. Grazie. Sì. Cioè, signore e signori, collega tanti anni di televisione, tanti anni, no, mesi di televisione insieme. Ma, ma... Poi i danetti, da, poi da Netti li abbiamo fatti. Poi Danetti li abbiamo fatti, ci siamo divertiti. Massimo Villa ormai creatore di eventi alla Feltrinelli, qualunque cosa succeda alla Feltrinelli di Genova si passa attraverso a quest'uomo, anch'io devo passare attraverso lui Massimo tu sei oltre appunto a un punto di riferimento della cultura ormai sei anche un collaboratore, de, anzi sei un satellite del mondo del leggendario eh sì ormai cioè Dario mi ha proprio inglobato in tutte queste iniziative una più bella dell'altra, devo dire. No? Abbiamo incominciato prima, ho cominciato io prima a portarlo dentro, dentro la libreria per fare un po' di eventi e poi lui ha contracambiato esportandomi fuori, facendomi partecipare. A queste, a queste bellissime cose, tra cui appunto il documentario I segreti di Genova che è veramente spettacolare. si è stato cooptato come si direbbe in gergo quasi militaresco. Senti Massimo, tu e... l'abbiamo detto da voi, a Feltrinelli abbiamo fatto pubblicità, ma tanto Feltrinelli è un brand, e quindi insomma sei immerso nella cultura. Sei tanto di Genova, sei tanto di tutto, probabilmente. È una domanda che ho fatto più o meno un, po', un pochino a tutti. C'è qualcosa di nuovo che hai appreso questa sera, un documentario molto preciso, senza essere pesante, ma molto preciso e molto anche, no, narrativo e, e circostanziato. Ma guarda, eh, ti devo dire che ci pensavo mentre lo vedevo e, ed è incredibile come noi genovesi, noi stessi genovesi conosciamo così poco in fin dei conti di Genova, no? Adesso in fin dei conti noi il Duomo e, e molte parti della città le vediamo dal basso verso l'alto, magari non, non riusciamo a, a, a comprenderne tutto, tutta l'importanza e la storia che c'è dietro ogni palazzo, ogni ogni facciata meravigliosa eh, dei rolli che abbiamo, che abbiamo nella nostra città. Quindi eh, a mio avviso è, può essere anche un invito a guardarsi eh, prima dentro, cioè in casa, e, e apprezzare quello che abbiamo già qui, che è veramente tanto e maestoso. Vero, io mi sono stupito di quante cose non si sanno veramente della, della nostra città. Massimo, ti avremo ancora con noi. Eh attività l'attività dell della, della, della tua parte diciamo, lavorativa ce ne sono tante no? Perché, sì, sì è un, un grande fermento anche il, il fatto di essere allora, il tuo punto di riferimento che è Feltrinelli è un punto di riferimento culturale anche che contribuisce ogni anno a, a fare culture e a creare un sacco di eventi Quest'anno che cioè quest'anno, quest'anno è il prossimo, perché immagino che la programmazione sia molto avanti, ormai. Beh, diciamo che continueremo sulla faseria degli altri anni, ma l'obiettivo è quello di essere ancora più integrati nella realtà cittadina, essere sempre. Eh, un brand che diciamo che valorizza la cultura genova eh, facendo sempre più collaborazioni con altri enti associazioni come può essere anche la uh, DNA Animation eh, cerchiamo nel nostro piccolo insomma di, 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 di far apprezzare i genovesi eh, tutta una serie di attività che sì hanno degli ospiti anche nazionali, eh, per l'amor di Dio, ma il fulcro delle nostre attività comunque riguarda sempre autori locali che sono diciamo top per quello che riguarda la cultura, la cultura italiana. Quindi tanto di cappello a noi genovesi perché comunque teniamo, in teniamo alta la bandiera culturale del nostro paese. Siamo una, una fucina di cultura. Massimo, grazie. Grazie a voi. Ferdinando Mercari, in qualità di regista, a partire su una caracolana sonora che si sente in sottofondo, cioè piano, forte, a coda. E Ferdinando, in qualità di regista, io ti consegno, eh, come dire, in, uh, immanentemente, il, ca il cappello del leggendario. Grazie. Ferdinando, allora, il deus ex machina, o macchina, potremmo dire. Allora, parlaci un po' di questa esperienza. Questa... Eh, no, dicevo prima con, la, con Elena, il Docufilm è una storia a sé, non è un film, non è un documentario, non è un trailer, è un, è un po' una storia a sé, giusto? Ci vuoi raccontare un po'? Allora, il Docufilm. Di per sé è una parola che utilizziamo, ma non è così insolito vedere nei documentari che ci siano delle scene in costume che vanno poi a rappresentare quello che viene raccontato nel film. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso perché le scene in costume partono sì dal racconto, ma in realtà poi prendono una strada che non c'entra poi più di tanto con quello che racconta Dario. È una storia parallela che parte da punti in comune. E quindi abbiamo cercato di raccontare dentro il documentario... Un film e da qui dopo film, però non abbiamo coniato un termine, non abbiamo inventato tantomeno un genere. È caduto lo scettro del potere. Esatto. Io ti facevo tenere il microfono perché tenevo lo scettro. Io ti consegno da che parte si mette, perché sei ufficialmente incoronato come leggendario. Perché allora, mesi di lavorazione, quanto tempo? Quanto tempo? Se lo dico, mi faccio paura da solo perché. A conti fatti le riprese le abbiamo iniziate questo inverno praticamente ed è tutta l'estate che le ultimiamo tra sette in giro per Genova per aggiungere un po' di riprese, di decorazioni, infatti si vede anche Corso Italia, Bocca d'Asse, cose che inizialmente non erano previste ma abbiamo voluto dare un pochettino più di colore, far vedere più la città come spesso avviene nei documentari. Ore di lavoro tante, tante. Se, ho stimato una cinquantina di ore di post-produzione che, che lavoro più, alla fine quello più corposo no? cioè è, bello, cioè è bello girare, cioè è faticoso girare ma poi post-produrre che vuol dire, mettere, diciamo, vuol dire eh, amalgamare e mettere insieme, insomma, eh, assemblare il tutto eh, quello è stato il lavoro più duro, chiaramente il caldo estivo non ha aiutato, ore e ore seduti alla scrivania, però ne valeva la pena, insomma sono soddisfatto del risultato, c'è ancora qualcosina da sistemare a livello tecnico, ma lo faremo prima poi del caricamento ufficiale su Amazon, questa era più un'anteprima per tutti gli interessati, quelli che hanno partecipato, quelli che sono voluti venire a vedere questo esperimento, chiamiamolo così. Quanta pazienza ci vuole con gli attori professionisti e non? Guarda, mh, trattandosi in questo caso eh, di, un, di scene filmiche, senza dialogo, lavorare con attori non professionisti non è stato troppo un ostacolo, dal mio punto di vista almeno. Poi anch'io sono un regista in erba, non è che mi permetterei mai di stare a criticare eh, gli attori alle prime armi in quanto tali. Ogni tanto magari la cosa secondo me più difficile per un attore che non è abituato a stare davanti alla videocamera è non guardare la videocamera. Purtroppo tante riprese sono state cestinate perché c'era sempre lo sguardo di qualcuno, è difficile. Ogni tanto anche io quando mi trovo davanti a una videocamera non so mai dove guardare e finisco sempre a guardare lì. Nelle interviste si fa guardare la videocamera, si fa. Esatto. se, se fai, lo fai in un film sembri pazzo perché è come se guardassi lo spettatore a casa. Sì la a della non... quarta parete Bravo. a ha senso, a volte no <ride> esatto, a meno che non sia una scelta registica precisa, a volte certe scene io le ho viste anche vengono benissimo però magari anche tra tutte le comparse un attore guarda in camera e bisogna rifare eh, tutto. soprattutto nella scena che abbiamo girato quella bucolica nel, nel campo erboso con il mercato che era un piano sequenza tutta l'ultima parte sì. con Dario che cammina e eh, lì mh, purtroppo abbiamo girato un numero limitato di take lunghi e abbiamo dovuto scegliere il migliore. Qualche sguardo in camera forse c'era forse no trovatelo. Trovatelo. Caso. Trovatelo. Che spiego tecnicamente piano sequenza vuol dire girare una scena in toto senza, senza, tagli, senza tagli. Senza tagli. Ehm, allora Fernando il, il, la domanda classica che si fa questo è che, che, se volessimo numerarlo che lavoro è a, a livello primo terzo quinto? Come regia dipende, come film è il primo in assoluto. primo lavoro. Sì, come regia ho diretto video musicali, cose più piccole, però diciamo un progetto di questa entità è il primo, assolutamente. Sì. La rampa di lancio, potresti. Che, che idea hai adesso per le prossime. tappe della tua vita imminenti, diciamo. Allora, io di mio lavoro come videomaker in maniera molto più umile e meno artistica, tra virgolette, di questa. Mi piacerebbe continuare su questa strada, ovviamente cosciente del fatto che comunque sia un percorso difficile e che bisogna scendere a compromessi per, per fare determinate cose. Però spero che in, in particolare questa serie di progetti vada avanti, ho tante belle idee per dei continui, per ampliare questo genere di format, mm -hmm. come li chiama Dario. Il videomaker è un preziosissimo artigiano del cinema, esatto. è quello che fa tutto. Esatto, esatto, esatto. Fernando, noi ti facciamo Buon i complimenti, è giovane, anni? 26. 26 anni... Giovane, ma non troppo, sono già oltre l'età in cui si scusa tutto, secondo me. Ok, che... esatto, Giova giovanile, giovanile. Cioè, è, giovane è giovane dentro. Quando cominciano a dirti giovane dentro, c'è da preoccuparsi. Marino e Giovane Dentro, che è un altro grandissimo videomaker. Fernando, grazie e che dire alla prossima avventura. Alla prossima. E abbiamo l'onore e onore <ride> di essere vicino a uno dei, un capo Templare, Marco Serra. Buonasera a tutti. E cosa posso dire? È stata una bella esperienza, come tutte quelle che facciamo con Dario. Poi devo essere sincero: i Templari è una cosa che. Ho sempre ammirato, mi è sempre piaciuta, perché è una parte di storia secondo me fondamentale, importantissima. E poi avendo questo ruolo di eh, templare vicino al nostro capo, quello che era il nostro eh, leader, poi eh, l'attacco dei Saraceni che ho aiutato un po' a dirigere, mi sono molto divertito, è stata una bella esperienza, ma ripeto... Un po' come tutte quelle che facciamo insieme al Leggendario. Hai imparato qualcosa sulla, st sulla storia di Genova? Eh, ho chiesto un po' a tutti perché ci sono molti spunti che io per primo non sapevo. Assolutamente benché sia di Genova e direi che dall'accento si sente. Molte cose non le sapevo neanch'io. Ad eh, esempio, la cosa degli assegni è stata una cosa che culturalmente mi ha mi abbastanza scioccato perché non mi aspettavo. Un'altra cosa ad esempio che mi è piaciuta, che è un po' un aneddoto, eh, durante uno spettacolo proprio con Dario, eravamo eh, nella piazza alla sinistra della cattedrale e lì abbiamo spezzato una spada durante uno spettacolo, durante uno scontro fra me e lui. E, eh, quindi quella è una zona che mh, per noi, eh, come DD Animation, e anche per me e per Dario, è abbastanza significativa perché abbiamo fatto più spettacoli in quella piazza. E poi secondo me la Cattedrale San Lorenzo eh, insieme alla Lanterna è proprio il simbolo più importante di Genova. Anche che di magico in effetti. E, succede, e succedono cose strane. Cose stranissime, perché ripeto, in tanti anni che facciamo spettacoli nelle piazze con Dario non c'era mai successo di rompere una spada. Eh, stavamo facendo una rivisitazione della storia di San Giovanni Battista, di quando le ceneri dovevano essere poi riportate a Genova, e si ci ha spezzato una spada durante un duello, una cosa che ripeto stranissima perché non c'era mai, mai successo. Destino vuole proprio in una piazza dedicata a lui, quindi è stata una cosa magica, veramente magica. E poi ripeto anche girare nei boschi eh, vicino a Brugneto. Con Dario, eh, si va sempre in posti incredibili e si imparano sempre cose nuove. Certo. Marco eh, parlava di spade ed è anche, oltre a essere un, della, una, un, un cardina della D-Animation, è anche un creatore, nel senso che cura il laboratorio quindi, quindi crea anche tanti gadget che poi vengono distribuiti ai, anche ai bambini, quindi fai felici tanti, tanti bambini. No, noi ci proviamo, ora con l'aiuto del buon Lorenzo Caruso poi c'è sempre stato Riccardo Musso, cerchiamo di creare cose appunto per far giocare i bambini e farli divertire il più possibile. E poi ripeto, anche noi come spettacoli a livello di eh, combat show medievale, tutto fatto con la spada, corpo a corpo, cerchiamo sempre di eh, rinnovarci, di creare cose nuove e cerchiamo di portare queste cose in piazza per far divertire soprattutto i bambini e divertirci anche noi ovviamente. Certo, grazie mille Marco. Grazie a voi e ripeto, è stata una grande esperienza. Anche vederlo mi è piaciuto tantissimo perché ho scoperto tantissime cose che non conoscevo. Vi consiglio assolutamente di guardarlo perché, è, oltre a essere bello, è anche molto istruttivo. E poi rivedersi fa sempre bene perché sei più belli sullo schermo. <ride> verissimo, verissimo. Vero? soprattutto noi due esatto.